7 astenuti, un voto contrario, Lago Santo e il resto a favore. Questa è la votazione della conferenza territoriale sociosanitaria chiamata ad esprimersi sull'approvazione dei bilanci di previsione dell'azienda ospedaliera universitaria di Ferrara e dell'azienda USL. Discussione rimandata 15 giorni fa per permettere ai sindaci neoeletti di prendere confidenza con la materia piuttosto corposa dei bilanci di previsione che dettano le linee sociosanitarie per i prossimi anni in tutto il territorio ferrarese. Uno slittamento che però, come si è visto, ha portato molti sindaci ad astenersi, da Copparo a Fiscaglia, da Codigoro a Iolanda, da Mesola ad Argenta, sino al primo cittadino di Ferrara. Il comune di Ferrara, nella mia persona, si è astenuto in quanto non ha partecipato al tavolo di concertazione che ha portato poi a questo bilancio. Sono già d'accordo sia con il dottor Vagnini che col dottor Carradori che da qui ai prossimi mesi, da qui al prossimo anno lavoreremo per cercare di portare a casa alcuni servizi che l'amministrazione comunale di Ferrara qui tiene molto, sto parlando del Sant'Anna. Lavoreremo per portare più servizi vicino ai cittadini, quindi in centro a Ferrara, quando dico servizi intendo visite specialistiche e anche un punto di primo intervento. Abbiamo un anno di tempo per lavorarci, con fiducia attendo che l'azienda mi presenti un progetto e da lì partiremo insomma per valutarlo. Noi andremo a una rivalutazione di quello che è stato l'accordo quadro firmato prima che questa direzione arrivasse a Ferrara, vedremo che cosa scegliere per il futuro dei ferraresi in ambito ospedaliero, ma contestualmente bisogna che portiamo avanti quelli che sono le assistenze territoriali più importanti, quindi lo sviluppo ad esempio dell'anello di Sant'Anna, quello che noi stiamo facendo crescere in modo costante e continuo, i servizi continuano a entrare all'anello e noi questa cosa qua la vogliamo far diventare il punto di eccellenza per la realtà ferrarese. Sono importanti le suggestioni e le sollecitazioni che sono arrivate da alcuni degli interventi che io personalmente condivido in pieno, come per esempio quello di una presa in carico delle persone che li aiuti a transitare tra l'ospedale e i servizi territoriali. Ma come hanno richiamato tutti i sindaci, prossimamente sarà necessario fare una puntualizzazione e un'attualizzazione della programmazione locale al fine di confermare, modificare, correggere quello che a suo tempo venne deciso.